Buongiorno e benvenuti a tutti a questa presentazione dell'Istituto Pasolini. Io sono il dirigente scolastico e mi pregio di dirigere questa istituzione scolastica. Dunque, l'Istituto Pasolini nasce come istituto tecnico per il turismo intorno agli anni 70 e si arricchisce di un percorso liceale qualche anno dopo con l'istituzione del liceo linguistico. Si tratta di un'istituzione scolastica che è stata sempre attenta a recepire le istanze provenienti dal territorio e quest'anno in modo particolare ha pensato appunto attraverso un'analisi delle esigenze e dei nuovi bisogni condotta da una commissione istituita appositamente di modificare in qualche modo i propri quadri orario per offrire all'utenza una particolare curvatura che va nella direzione appunto delle istituzioni europee. In ragione di ciò, il quadro orario delle prime dell'Istituto Tecnico Turistico si arricchirà attraverso la metodologia delle copresenze, del rafforzamento di alcune discipline. Saranno cioè attivati dei percorsi trasversali che vedono coinvolte la disciplina di diritto con inglese e di geografia con inglese, questo al fine di attivare fin dal primo anno un cosiddetto percorso CLIL, cioè l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese, quella metodologia già in uso nelle scuole italiane nelle classi terminali. E in più sarà possibile anche attivare un percorso di insegnamento trasversale tra l'economia turistica, che è disciplina di indirizzo, e l'informatica. Analogamente nelle classi iniziali del liceo linguistico sarà possibile anche seguire un percorso particolare che vede l'accostamento dell'inglese con la geostoria e dell'inglese con la scienza, sempre nell'ottica del discorso della metodologia CLIL, e poi ancora l'accostamento della matematica con l'informatica. Inoltre, tra le novità per il prossimo anno scolastico, si prevede l'attivazione di una cosiddetta classe tablet. L'abbiamo così definita perché l'obiettivo è quello appunto di eliminare tutto ciò che attiene ecco, al cartaceo. Sarà promosso quindi l'utilizzo dei testi digitali e qualsiasi materiale didattico sarà caricato su queste nuove strumentazioni che saranno fornite in comodato d'uso proprio dalla scuola. Inoltre, all'interno della classe tablet si attiveranno metodologie di insegnamento alternative molto efficaci e sicuramente riscontrano molto il favore dei giovani. Queste sono alcune informazioni perché nei dettagli di quella che è la nostra offerta formativa entreranno nel prosieguo di questo video i nostri alunni, i nostri docenti. Quindi vi invito a completare quindi la visione del video e a consultare il nostro sito che nella sezione orientamento caricherà tutti i materiali che possono essere utili ai genitori per le scelte future dei loro figli. Good morning! Are you passionate about languages? Are you totally into English? Do you want to learn English in a very friendly and professional way? If so, you should definitely come to Pasolini. This is the school for you. My name is Laura Papa. I have been teaching English at Pasolini for 5 years. And I particularly love this school because I was a student myself at Pasolini. And I enjoyed my years at this school so much with wonderful teachers and amazing classmates. I really hope to see you next year as our students at our school. Adesso vi racconto in italiano qualcosa di quello che facciamo all'interno del Dipartimento d'Inglese. Siamo particolarmente orgogliosi di aver organizzato, anche in questi ultimi 5 anni in cui ho lavorato qui, alcuni stage nei paesi di lingua inglese. Siamo stati a Londra e al sud dell'Inghilterra, siamo stati in Irlanda, a Dublino, siamo stati in Scozia, a Edimburgo e siamo stati anche a Malta.
Per cui noi questi stage sono un'esperienza validissima, non solo dal punto di vista linguistico e culturale, ma anche dal punto di vista delle relazioni interpersonali tra gli studenti e tra gli insegnanti, perché riteniamo che possano essere validi anche per il proseguo dell'anno scolastico e per il resto. Inoltre, un'altra cosa che ci rende molto orgogliosi al Pasolini è l'organizzazione delle certificazioni Cambridge. Prepariamo i ragazzi del secondo anno per il PET e i ragazzi del quarto e del quinto anno per il FIRST. Negli ultimi anni la percentuale di successo che abbiamo avuto di studenti che hanno superato l'esame è stata di oltre il 90%. Prepariamo i ragazzi con dei corsi pomeridiani e anche durante le ore curricolari offriamo degli esercizi ed esercitazioni che li preparano proprio per superare l'esame. L'ultima cosa che vi voglio dire è che dall'anno prossimo abbiamo deciso di ampliare l'offerta formativa offrendo un'ora di alcune materie a settimana in lingua inglese con una compresenza con un docente di inglese. Questo perché crediamo moltissimo nella cooperazione tra docenti e nella sinergia tra insegnanti e di varie materie che sono alla base dell'insegnamento. This is all for now. I really hope to see you next year and goodbye and take care. So, herzlich willkommen. Guten Morgen zusammen. Buongiorno a tutti. Sono Carla Gawi, sono l'insegnante di tedesco, una delle insegnanti di tedesco dell'Istituto Tecnico Turistico e del Liceo Linguistico Pasolini, una scuola che ho scelto qualche anno fa perché risultava interessante per la mia formazione ed è una scuola che vanta una tradizione di insegnanti di tedesco di grande livello. Posso dire che l'indirizzo del turismo si è rivelato per me molto interessante perché oltre all'insegnamento della lingua affianca materie che aprono gli studenti all'incontro con la realtà, con l'attualità. Il liceo linguistico, d'altro canto, offre una solida preparazione a livello letterario e umanistico. Vorrei raccontarvi brevemente qualche esperienza che abbiamo fatto in questi anni con le mie colleghe. Un paio d'anni fa, ero appena arrivata, abbiamo partecipato a un convegno di poesia contemporanea. I nostri allievi hanno potuto mettersi alla prova, gli allievi del turismo hanno costruito dei percorsi immaginando di presentare agli ospiti del festival stranieri, la loro città. Abbiamo scelto l'area di Milano Porta Nuova con i suoi grattacieli e abbiamo simulato delle situazioni lavorative reali, quindi i ragazzi si sono diciamo immedesimati nel ruolo di guide turistiche. Abbiamo lavorato a classi aperte con una mia collega, quindi in modo non tradizionale, facendo svolgere il ruolo degli studenti tedeschi a dei nostri studenti di un'altra classe e favorendo così l'interazione in lingua. Nella stessa occasione, i nostri studenti del liceo hanno avuto l'opportunità di lavorare su un testo di Brecht, su una poesia contemporanea in tedesco. È stato chiesto loro di riscrivere questo testo mettendo il loro punto di vista, quindi la poesia parlava dei piaceri della nostra giornata e i ragazzi hanno avuto la possibilità di creare un testo personale, o raccontando cose piacevoli o viceversa, raccontando cosa non piace a loro della giornata. In questo modo è stata davvero un'occasione per parlare di sé e per farlo in lingua, quindi un'esperienza assolutamente significativa. Addirittura alcuni di loro hanno letto le loro poesie davanti agli ospiti del festival. Poi vorrei raccontare un episodio più recente, come l'anno scorso noi abbiamo raccolto la sfida della didattica a distanza nelle mie ore, nelle quinte attuali e nelle quinte dell'anno scorso. Abbiamo lavorato con delle presentazioni, quindi diciamo, mettendo in gioco le nostre competenze digitali e la nostra creatività. In questo modo i ragazzi che si trovavano nel lockdown hanno potuto immaginare di parlare delle regioni, delle città di provenienza, delle loro famiglie, oppure hanno potuto scegliere di presentare dei paesi di lingua tedesca, quindi delle mete che loro ancora non avevano incontrato personalmente, visitato personalmente, ma che desiderano conoscere in futuro. È stata anche qui un'occasione bella perché si sono messi
molto in gioco e i risultati sono stati sorprendenti. Per finire vorrei parlare del ruolo che il tedesco ha nella formazione dei ragazzi, quindi mi rivolgo sia a chi deve scegliere che lingua mettere nel proprio curriculum, sia ai genitori. Il tedesco riveste un ruolo di grande importanza, soprattutto per chi abita a Milano, per la presenza di aziende che richiedono questa lingua nella formazione, e poi non si può negare che i turisti tedeschi siano veramente ovunque in Italia. Quindi, lockdown permettendo, noi ci auguriamo che i nostri alunni possano avere queste occasioni di mettere in pratica, dopo il diploma, le loro competenze che avranno guadagnato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspettiamo al Pasolini. Buenos días a todos y bienvenidos. Soy una de las profesoras de español del Instituto Pasolini. La scuola è costituita da due indirizzi di studio, il liceo linguistico e il tecnico turistico. Attraverso la metodologia dell'imparare facendo, lo scorso anno ho realizzato un laboratorio didattico gastronomico con alcuni alunni del liceo linguistico, i quali sono stati protagonisti per l'intera mattinata nella realizzazione delle tapas e successivamente la discussione in gruppo in lingua spagnola. L'offerta formativa della scuola prevede stage della durata di 2 settimane e mini stage della durata di 1 settimana a partire dal terzo anno del liceo linguistico e tecnico turistico. La scuola inoltre offre dei corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche che si svolgono nell'orario pomeridiano. Vi aspettiamo, os esperamos. Buongiorno a tutti, benvenuti a Sette Video. Vi mostro i paesi francofoni. Il francese è una lingua che viene parlata in diversi paesi del mondo. È lingua ufficiale oppure lingua principale in addirittura 88 paesi del mondo. Perché? Perché la Francia in passato ha posseduto tante colonie che oggi sono diventate indipendenti, che hanno mantenuto comunque dei rapporti, dei legami con la Francia, e esistono anche dei dipartimenti, delle regioni di dipartimenti oltremare che fanno tuttora parte della Francia, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, francese la Réunion, sono dipartimenti francesi che fanno parte della Francia e quindi anche dell'Europa. Quindi il francese è la quinta lingua più parlata nel mondo. E ci sono quindi molte ragioni per apprendere, per dover apprendere questa lingua, che possono essere delle ragioni lavorative, perché l'Italia oggi mantiene degli scambi commerciali importanti con la Francia, il paese con cui confina, e motivi anche di turismo. La Francia è un paese turistico, ci sono regioni che hanno turistiche molto importanti, la Costa Azzurra, Parigi, che è una città molto importante dal punto di vista turistico. Il turismo in Francia rappresenta una risorsa molto importante. Pasolini è dotato di strutture per l'apprendimento della lingua, possiede dei laboratori linguistici, l'uso del laboratorio è fondamentale anche per consolidare la pronuncia per quanto riguarda lo sviluppo delle abilità di comprensione orale. Gli insegnanti adottano tutto un tipo di metodologia che è comunicativo, basato sullo studio della grammatica che però non è fine a se stessa, ma la grammatica è sempre legata alle situazioni, alla lingua. Vengono diciamo, sviluppate le quattro abilità linguistiche che riguardano la comprensione orale, lo sviluppo della comprensione orale, della comprensione
l'espressione scritta, l'espressione orale e l'espressione scritta. Si seguirà un percorso graduale per quanto riguarda l'apprendimento della lingua, che va dal livello A1, sviluppato in prima, A2 nelle classi seconde, poi il B1 e addirittura il B2 in quinta. La scuola propone anche la preparazione dei corsi per la preparazione per il DELF B1, il B2, il cui esame verrà poi, si svolgerà all'Istituto francese. E in condizioni normali, adesso siamo in una condizione abbastanza critica di epidemia, per cui non possono essere organizzate le uscite, ma in condizioni normali una volta all'anno si effettua un'uscita al cinema oppure a uno spettacolo teatrale, e vengono proposti anche gli stage linguistici in Francia, o lo stage di una settimana o di due settimane. Je vous salue, au revoir. Buongiorno, sono la professoressa Di Pace e insegno al Pasolini da 4 anni. La nostra è il nostro istituto, un tecnico turistico che cerca di far acquisire delle competenze agli studenti nel mondo del turismo. E con la mia disciplina io insegno economia aziendale e discipline turistiche aziendali e cerco di formare i ragazzi alla vita imprenditoriale. Loro con me affrontano ogni anno dei temi anche legati alla realtà, all'attualità del lavoro, legati al lavoro. Infatti si può notare che gli studenti ogni anno con me, al termine dell'anno scolastico, svolgono dei lavori, dei compiti di realtà. Infatti sin dal primo anno io con loro cerco di sviluppare oltre alla competenza imprenditoriale anche la competenza della consapevolezza delle conoscenze attraverso anche il metodo dell'autovalutazione. Tra l'altro dall'anno scorso sviluppiamo nelle classi quarte il progetto sull'educazione finanziaria, un progetto che permette ai ragazzi di educarsi al risparmio. E infatti loro sviluppano la competenza dell'educazione a come spendere questo denaro, cercano effettivamente di diventare dei risparmiatori consapevoli senza sperperare denaro stesso. Il nostro progetto è un progetto che sarà portato avanti nei vari anni, quindi ogni anno nelle classi 4 sarà sviluppato, probabilmente anche con un esperto nel mondo finanziario, e tra l'altro la nostra scuola si focalizza a creare degli studenti che possono lavorare direttamente nel mondo del turismo. La mia disciplina ha un vantaggio, quella di potersi collegare anche con le lingue, quindi con l'inglese, spagnolo, tedesco, e di collegarsi con l'arte e la geografia, in modo tale da far sì che lo studente che viene fuori da questa scuola ha delle competenze da spendere direttamente nel mondo del lavoro. Buongiorno, sono la professoressa Genoveffa Loverde, insegno diritto. Ritengo che sia abbastanza valido lo studio del diritto, perché nel primo biennio si studia in maniera da consentire un primo approccio abbastanza allargato di quello che è il diritto e anche l'economia. Si parte dallo studio della norma giuridica fino allo studio delle istituzioni italiane, ma anche quelle europee. Poi passiamo nel triennio a riprendere questi stessi concetti in maniera più approfondita e a studiare anche il codice civile, i contratti, e questo già stuzzica l'interesse dei ragazzi perché capiscono l'importanza
della possibilità che hanno di potersi anche difendere, di trovare in quello che hanno studiato qualcosa di, che li porti nella realtà in maniera più concreta. Abbiamo anche iniziato a recarci con le classi quinte, nelle quali studiamo la magistratura, molto affascinante, i ragazzi manifestano questo loro interessamento, andando a seguire un'udienza presso il Tribunale Penale di Milano. Devo dire che è un percorso di diritto molto interessante, stimolante e secondo me dà anche la possibilità ai ragazzi di pensare di continuare gli studi anche verso la facoltà di giurisprudenza o economia o materie umanistiche in generale. I've never seen, I don't think, anything like beauty products being sold in a loose form. Maybe like soap bars, but that's right, but yeah, but something example, liquid Lash like shampoo. Does. I don't Lash know. Does that. Yeah, yeah, Lash does that. They have. Oh right. Okay. Bars. Shampoo bars and or conditioner bars. Yeah. Okay. Can you guarantee hygiene without packaging? No, not always. Not always. That's the problem. I mean, like. That's the main problem. I know, like. That people in Canada. I know that because I was like shocked when a friend of mine who's from the UK told me that she doesn't wash like produce when she buys it before eating it. Like she takes tomatoes out of the packaging without washing them and eats them. I'm negative. Alicia? Going back to what Cecilia said about washing fruits and vegetables, it's not only the pesticides are on, but also the fact that when you go to the supermarket, they're displayed. And everybody can touch them, and you don't know if a person, I don't know, had touched something else before touching fruits and vegetables. Right, now here we use gloves. Yeah, but the funny thing, in the United States, we don't have gloves. Yeah. Oh, no, yeah. People don't put gloves on to touch the fruit and vegetables. I went to a supermarket in New York, and like we needed to get like apples and things because we wanted to do a big fry. And like, we were looking for gloves and like plastic bags, and they were like, oh no, you have to use your own bag and like take things with your hands. I was like, okay. Right, okay, so again, here, you know, if by mistake you touch something, you feel like the world is watching you. Yeah. Oh my God, gloves, run, and you put the glove on and you touch the fruit, you know? There. Buongiorno, sono Cecilia, una studentessa del Liceo Linguistico Pasolini di Milano. Sono al quinto anno, ultimo, e posso dire di essere molto contenta di aver scelto questo liceo e del percorso intrapreso in questi 5 anni. Il motivo principale per cui l'ho scelto era stata, mi ricordo, la proposta sia a parte dei viaggi, quando purtroppo in tempi non di Covid si poteva viaggiare, che abbiamo fatto, come la gita a Malta, vedete per esempio la collazione del Battista di Caravaggio, molto bella alle mie spalle, che si trova nella chiesa di San Giovanni, alla Valletta. E abbiamo fatto anche gite più piccole, come la gita a Bolzano, per quanto riguarda la lingua tedesca, che era la gita di accoglienza che ci hanno fatto fare quando siamo arrivati in prima. Il motivo principale per cui ho scelto il liceo era anche la proposta proprio formativa, quindi ero stata affascinata molto da quello che mi era stato proposto, soprattutto riguardo allo studio della letteratura, che è una cosa che io amo particolarmente, e posso dire di essere molto contenta di come io abbia poi studiato la letteratura in questi anni, appunto da quando sono al Pasolini. Faccio, non l'ho detto, francese, inglese e tedesco, che sono lingue che amo moltissimo, soprattutto Deutsch, ci piace, che non è una scelta assolutamente scontata, non è una cosa scontata. È un ambiente molto bello, molto rilassante, e il rapporto con i professori è ottimo, comunque questa cosa dobbiamo dirla perché non è sempre scontato, c'è sempre molta disponibilità e molta collaborazione da entrambe le parti, e da Pasolini. Buongiorno, mi chiamo Igor e frequento la quinta del Liceo Linguistico Pasolini.
I punti di forza di questo liceo linguistico sono sicuramente la serietà e il senso di responsabilità dei nostri professori, che giorno dopo giorno si impegnano al fine di insegnarci le rispettive materie al massimo. Io studio il tedesco, l'inglese e lo spagnolo, e devo dire che sono contento delle scelte che ho fatto fin dal primo anno di liceo, perché grazie a questi professori ho approfondito le varie materie e diciamo che adesso ho una determinata, una grande passione per queste lingue che intendo continuare anche all'università. Vi consiglio di iscrivervi a questo liceo linguistico perché troverete un ambiente caldo, caloroso, e credo che frequentare il liceo linguistico in un ambiente socievole come lo è il Pasolini penso sia davvero una grandissima cosa, quindi vi aspettiamo. Ciao a tutti, sono Alessandra Simeoni e sono un'ex studentessa del Pasolini, diplomata 2 anni fa. Sono qui per portare la mia esperienza e per cercare di dare magari un consiglio a chi si trova in questo momento ad affrontare una scelta così importante, perché mi ricordo quando ero io a trovarmi di fronte a questa scelta e tutti i dubbi che mi assillavano. Allora, ci terrei a fare una premessa in merito all'indirizzo turistico. Io penso che l'indirizzo turistico sia veramente una valida scelta. L'indirizzo turistico permette, secondo me, di avere molte porte aperte nel futuro, perché è un indirizzo molto ampio in cui si studiano materie come l'economia e come il diritto, che sono materie che, a prescindere dal percorso che dopo le superiori uno decide di affrontare, sono importanti, sia che uno vada a lavorare, sia che uno decida di fare l'università, perché materie come il diritto e come l'economia sono sempre utili. Quindi, appunto, penso che sia veramente una scelta valida come indirizzo, perché non vincola chi lo sceglie a dover già sapere un domani se vorrà fare l'università, se vorrà studiare. Io mi ricordo quando ho scelto l'indirizzo non sapevo minimamente se un domani avrei continuato a studiare o sarei andata a lavorare. Anzi, forse ero più propensa ad andare a lavorare che continuare gli studi. E nella mia esperienza posso dire che in realtà mi ha aperto un sacco di porte, al punto che mi sono appassionata a quello che studiavo e ho deciso di iscrivermi ad Economia e Commercio. Sono ormai 2 anni che faccio l'università. E mi è servito molto, la base che ho ricevuto a scuola è stata veramente utile nel mio percorso di studi, ma vedo anche magari i miei compagni che hanno deciso di andare a lavorare e che si trovano molto bene grazie alle basi ricevute a scuola. E quindi ora arriviamo alla domanda: perché il Pasolini? Perché io penso che il Pasolini in questo sia veramente eccezionale, ti insegna, è una scuola seria in cui hai possibilità di crescere e nel mio caso ho trovato professori sempre disponibili che mi hanno aiutato molto e che ancora adesso ho nel cuore perché sono stati degli insegnanti. Quindi, ecco, se dovessi dare un consiglio a chi si trova davanti a questa scelta, direi, per la mia esperienza personale, fate bene, è un indirizzo che dà tanto e che, se fatto bene, può aprirvi tantissime porte, senza avere adesso la paura di quello che può essere un domani e di quello che vorrete fare un domani, perché è normale adesso non saperlo, ecco. E niente, vi auguro un in bocca al lupo.